La croce dietro l'angolo di strada. Giovani disperati in cerca di identità, famiglie distrutte dalla crisi, uomini e donne che perdono case e lavoro. Qui Chiara Mirante, fondatrice della comunità Nuovi Orizzonti, ascolta, accoglie, aiuta e racconta a tutti la buona notizia. Cristo è risorto. Costanza Miriano. Dinanzi al mistero della sofferenza, della morte, proviamo tutti un grande senso di impotenza. La nostra ragione resta senza parole, c'è solo un grido che scaturisce dal cuore, che è quel perché. È un perché che mi interpella da anni nel raccogliere il grido del popolo della notte, che è un grido di giovani che vivono le situazioni più disperate, spregiati nella profondità del cuore. Ecco, dinanzi a questo grido ho trovato delle risposte nella parola di Dio. Noi sappiamo che non era nel disegno di Dio che è amore e che il nostro no libero a questo amore è un po' la causa di questa sofferenza e la morte è il frutto di questa sofferenza. Ecco, ma la grande notizia è che il Signore della creazione è venuto ad abitare in mezzo a noi e ha preso ogni sfumatura della nostra sofferenza e ha gridato con noi perché. Ecco, questo amore che per noi ha vinto la morte, è la notizia delle notizie. La morte non è più la parola fine, dove è morto il tuo pungiglione, è diventata quella porta stretta attraverso cui tutti dobbiamo passare, che però ci dischiude gli orizzonti dell'eternità, ci fa nascere alla vita del cielo. E perché Dio, che poteva con un battito di ciglia spazzare via il mondo, ha scelto di lasciarsi crocifiggere e morire con tanta mitezza? Sono convinta che l'unica risposta è per amore. Noi crediamo, la grande notizia del Vangelo è proprio che Dio è amore, Dio ci ama personalmente, immensamente. Io vivo questa vita nella fede che il Figlio di Dio mi ha amato e ha dato se stesso per me. È parola di Dio, ma è l'esperienza che facciamo e che per me è stata una folgorazione. Il Signore della creazione, il Signore delle galassie mi ha amato fino a dare la sua vita per me. Ecco, non mi ha amato a parole, ma mi ha amato fino in fondo, fino all'ultima goccia del suo sangue. Su quella croce veramente lui si è immerso nella più terribile delle notti per donarmi la sua luce. Lui che è il Signore della pace ha vissuto la più terribile delle agonie per farmi il regalo della sua pace. Lui che è il Signore della storia si è lasciato schiacciare dal peso della croce per essere per me il Cireneo che, quando mi sento schiacciata, è lì e porta con me la croce, e si è inabissato negli inferi della mia separazione dal Padre per dischiudermi la via per vivere il cominciolo così in terra, per vivere la vita del cielo già su questa terra. Ecco, credo che questa è un'esperienza, è un'esperienza che possiamo fare, che ci, se ci lasciamo raggiungere da questa notizia di amore, davvero ci cambia la vita. Nuovi Orizzonti, che oggi riunisce in una famiglia mezzo milione di persone, è nata dal coraggio di questa donna che nel 91 ha deciso di percorrere i deserti desolati di Roma sola e solo fidandosi delle parole del Vangelo. Un'avventura impossibile da raccontare in breve, ma che ha dato un'infinità di frutti, come questa cittadella cielo a Frosinone, un vero e proprio villaggio dove chiunque si sente emarginato e disperato trova accoglienza. Ai tanti ragazzi che arrivano in comunità, che naturalmente arrivano dall'inferno della strada, non hanno il dono della fede, io normalmente dico una semplice cosa: Cristo è stato un grande uomo, ha cambiato la storia, ha cambiato la mia storia e quella di milioni di persone che credono che questo uomo grande è anche il Figlio di Dio, no? Tu prova a vivere quello che Cristo ha detto. Lui ha detto: io sono la via, la verità e la vita. Noi in Lui abbiamo trovato proprio la risposta a quei bisogni di pace, di gioia, di pienezza, di verità presenti nel nostro cuore. Ecco, tu prova a vivere.